Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo direi in una vecchissima gloria per chi praticamente ha visto i miei video molto molto vecchi. I miei primi video sono stati proprio su questo gioco. Ma non sono oggi per portarvi una serie su Neverwinter in special modo. Sono qui perché praticamente ho deciso di iniziare una specie di serie che riguarda tutti i giochi free to play che secondo me valgono la pena giocare. Oppure no. Nel senso, io mi scarico un gioco che potenzialmente dalle recensioni qua e là magari che ho letto sono decenti e ci faccio i primi minuti di gioco e valgo secondo la mia opinione se è worth giocarci oppure no. In un altro gioco a cui non avrei mai giocato, era iniziato dal livello 1, ma come potete vedere ho già due personaggi che ahimè non posso cancellare per nessun motivo, perché questo è praticamente il personaggio che ha dato inizio al mio canale YouTube, perché io ho iniziato a fare video tramite questo personaggio. E questo qui è abbastanza avanzato, virgolette, già a livello 36, e quindi mi rompe un po' le palle andarlo a cancellare. Quindi entreremo con il nostro Devil Joe, storico al massimo. Ok, l'interfaccia che vi si presenta è questa. Ovviamente voi non avrete tutte queste spell sotto e tutte queste abilità, ma indicativamente l'interfaccia che avrete davanti sarà questa. Premendo M vi si aprirà la mappa e tramite tutti questi segnalini sarete capaci di riconoscere dove poter andare e cosa vi serve. Mi sembra che all'incirca livello 20 potrete prendere la mount. Io l'ho messa sul tasto 7, ma mi sembra che lo metta in automatico. In alto avete tutta questa serie di tastini che potete premere, una sorta di menu rapido. E come potete vedere c'è anche la lettera sotto, quindi è molto più facile e accessibile da premere. Perché capita che a volte uno si scorda magari quale sia il tasto per aprire l'equipaggiamento o roba del genere. Essendo un gioco free to play, ovviamente ci sono delle pecche, come per esempio quella che andando più avanti con il gioco o nerdate una cosa grossa, oppure a un certo punto sarete costretti a comprare qualcosa perché ci sono le gemme, adesso non mi ricordo nemmeno come si vedono. Queste sono quelle anche ottenibili normalmente. La grafica non è male, essendo appunto un free to play, quindi potete giocarci quando volete senza nessun tipo di impegno. Anche le musichette sono carine. Altro punto a favore che io guardo, ecco, per esempio queste cose, no? Questi leoni mega infuocati giganteschi maledetti antichi, quelli lì si ottengono ovviamente solo e esclusivamente con i soldini. Ci sono degli eventi, come su Warcraft, praticamente tipo il Festival dell'Inverno, che è un evento, mi sembra, di poco fa. C'è il fast travel, quindi voi basta che vi accostate a una porta come ho fatto io e vi si apre questa schermata, dove praticamente potete andare semplicemente a cliccare e c'è il fast travel. Adesso vi faccio vedere brevemente un combattimento. Ah, questi video saranno molto brevi e concisi, perché so che bene o male la gente non ha voglia di stare a sentire la solita guida di 20 minuti in cui va a parlare delle opzioni e delle spell e come muoversi. Cioè dai, questo è abbastanza ovvio e lo vedete anche da soli. Allora, io sto al 26, ma teoricamente... Oddio, non mi ricordo un cazzo dei tasti. Ah, l'ho shottati, perfetto. Con F si lutta. Inventario pieno, vaffanculo, vabbè, non è un problema. Vabbè, i controlli sono sempre quelli, quindi WASD. Avrete a disposizione ovviamente un compagno, come vedete in alto a sinistra là, l'ho chiamato nel tazio, e ce ne sono diversi e dovete scegliere ovviamente in base alla vostra classe, perché se voi siete dei guerrieri ovviamente io per esempio un curatore che mi sta dietro e mi spara. Ah, poi questo è colluttato adesso, questo è qua, perché viene dell'identificazione. Praticamente voi per esempio vedete questo oggetto non identificato, per andare a vederlo avete bisogno di queste. Se non ce l'avete non potete identificare gli oggetti. Poi questo baule è un classico esempio di quello che vi dicevo prima, che alcune cose devono necessariamente essere comprate. Questo è un baule mega ultra antico che droppate anche a livello 3, che per aprirlo ovviamente dovete comprare con i nostri soldini. Ok, ho sbloccato, vedete sotto, quelle abilità 1 e 2 che rappresentano delle abilità più forti, diciamo, che vengono sbloccate quando accumulate un tot di rabbia, come se fosse furia, insomma a forza di combattere. A una certa vi si attiveranno queste abilità e non me ne ricordo manco una, quindi premeremo la 1 a caso. Ah, questa è una figata. Bello, bello.
Come vedete, le animazioni dei combattimenti, per essere appunto free to play, non sono malvagissime. È un po', non lo so, meccanico, nel senso, un po' statico nei combattimenti, così molto... non è un po' fluido tipo Warcraft, capito? Ci sono ovviamente i gold normali, vostro inventario è simile a Warcraft, solo un po' ovviamente peggiore per il semplice fatto che è free to play e per il semplice fatto che non ha uno staff gigantesco come la Blizzard da dietro. Però se vi devo dire se è worth giocarci, direi assolutamente sì, perché è un passatempo che per chi ipoteticamente non ha voglia di spendere un tot di soldi al mese per Warcraft, è tranquillamente un'alternativa che a tantissima gente piace. Io sono, ho parlato anche con gilde tempo fa che volevano anche gildarmi, così. È molto facile fare raid, cioè se voi siete impegnati non è proprio al 100% necessario che shoppate, è ovviamente una scorciatoia, ma volendo, se uno gioca e appunto gli piace, non è un problema andare avanti. Poi appunto io non è che sono un grossissimo esperto di Neverwinter, a maggior ragione sono ancora più portato per questa serie perché è un giudizio di una persona che non è espertissima, perché se viene qui un espertissimo e vi dice vai, ci gioco da 2 anni, so tutto e di più, è automaticamente di parte. Io invece sì, sono un beletto di parte, però se devo dire guarda questo gioco del cazzo fa schifo, lo dico. Come l'opposto invece, se è un gioco che mi piace, lo dico. Cioè se io mi dovessi mettere a giocare a Metin, cosa che farò adesso per un video, vi porterò un video. Io a Metin ci ho giocato tantissimo, sono anche server privati, queste cose qua. Ma se vi dico, vabbè, non vi spoilerò un cazzo, restate sul canale così vi vedrete anche il video su Metin. Vabbè, adesso praticamente la smetto di attaccare gente a caso, oppure finito la quest a caso, GG. Quindi ragazzi, cioè, per me questo gioco vale la pena assolutamente. Vi lascio il sito del gioco in descrizione, così se volete andarlo a scaricare o a iscrivervi potete farlo tranquillamente e facile, senza che vi ammattite per trovarlo, anche se è molto facile. Fatemi sapere se questa potenziale serie vi piace. Ciao a tutti ragazzi.